Bene, bene, bene. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Guardate il poster assegnato ancora a lui, CR7, o sulla maglietta di CR7 che ho preso ovviamente a calcio basso costo. Allora, Juve batte Frosinone 2-0. Vince per la prima volta al Benito Stirpe. Noi avevamo giocato a Frosinone. Aspettate che devo fare una roba qua, se no la telecamera. Ok. Se no casca la telecamera. Dicevo che noi avevamo giocato a Frosinone Malmatusa. Non, questo è uno stadio nuovo, quindi non ci avevo mai giocato. E il gol che sblocca la partita è di CR7, ancora lui. E poi la chiusa Bernardeschi nei minuti di recupero, un contropiede nato ancora da un recupero palla di Ronaldo. Allora, che vi devo dire, ragazzi? A me è piaciuta anche stasera la Juve. C'è stata un po' di difficoltà nel trovare la via della rete, però insomma. Le hai prese a pallonate, ho guardato i dati, il possesso palla ballonzolava dal 75 al 78%, voglio dire, sai, adesso hai tenuto tu la palla, loro erano lì che speravano che non so neanche cosa devono sperare, non hanno fatto un tiro in porta, voglio dire, speravano probabilmente che la mira della Juve fosse storta per tutta la partita, ma oggettivamente la Juve credo che abbia stradominato, partita che addirittura credo che il 2-0 sia nettamente un risultato bugiardo, poteva finire 4-5-0, anche perché credo che se il gol l'avessi trovato nel primo tempo, Frosinone avrebbe spinto e saresti entrato come il burro poi, perché comunque Frosinone è un po' poca roba, è un po' poca roba, però è chiaro che se si difendono in 11 non è così facile vincere. Alla fine l'importante io credo che sia alla fine nel calcio sia vincere, però devo dire la verità, a me la Juve sta piacendo perché attacca sempre, cioè attacca, ti mette lì, differente dall'anno scorso. Scorso c'era un atteggiamento che comunque condividevo a larghi tratti, no? Ma ogni volta che c'è la difficoltà di passarlo indietro, poi è scesa. Qua invece l'azione rimane sempre dalla metà campo in su ed è difficile che la Juve scenda verso la sua porta, sta sempre lì. Cioè, secondo tempo il Frosinone non ha messo piede fuori dall'area di rigore. Cioè, hanno difeso in 11, quindi chiaramente poi questo rende anche comunque la partita difficile, perché più tempo passi prima di sbloccarti, più difficoltà hai poi a far gol. Alla fine Ronaldo è riuscito a fare il suo terzo gol in campionato, due a Sassuolo e uno stasera. E stasera diciamo che ne ha avute di occasioni per segnarne di più. E alla fine ha fatto quello più sporco, diciamo. Però è un giocatore impressionante. Poi lo guardavo nel primo tempo. Sembra che sappia sempre dove va a finire il pallone. È una cosa impressionante. Tu lo vedi. E sembra proprio che ogni volta che c'è un pallone, un cross, lui lo vedi nella traiettoria dove arriva il cross. Ma anche dopo le deviazioni lì, cioè come se lui riesce veramente a indovinare anche le traiettorie delle deviazioni. Un giocatore semplicemente straordinario che ha segnato. E che vi devo dire, ragazzi? A me ripeto, la Juve oggi secondo me è stata molto positiva. Io boccio Betancur a sorpresa per molti voi perché è un giocatore che ha rischiato nettamente per un po' di volte il cartellino rosso. Un altro arbitro fiscale ti avrebbe buttato fuori. E secondo me questo ragazzo deve crescere in tutti i modi perché secondo me attualmente ancora nella Juve è giusto che non che venga panchinato a vita, ma che ci trovi poco spazio perché deve ancora crescere, è inutile star lì. Mi è piaciuto molto Alessandro oggi, poi guardo Tele Lombardia qua l'hanno bocciato, ma mi è piaciuto tanto invece, però vabbè. E niente, poi ovviamente però il migliore in campo lo do a Bernardeschi che anche oggi è entrato e ha spaccato la partita a metà, davvero eccezionale, davvero un giocatore pazzesco, pazzesco, veramente. Veramente non pensavo veramente che potesse avere una crescita così veloce, è micidiale, è micidiale, è migliorato in quest'estate in maniera esponenziale. Detto questo, posso dire che comunque la Juve ha segnato dopo l'80esimo. Eppure io mi sentivo tranquillo, ero come se ho sempre questo alone di tranquillità che mi aleggia quando gioca la Juve, che tanto prima o poi la Juve la palla te la butta dentro. Questo è proprio il sintomo della forza di questa squadra, che è veramente una squadra eccezionale. Adesso, turno infrasettimanale contro il Bologna, è importante fare punti anche perché giochiamo in casa. E poi vediamo insomma come si mette. Attualmente Juve prima da sola 15 punti con Napoli dietro a 12. Questa squadra veramente ha sempre la potenzialità di farti gol in qualsiasi momento. È una squadra che tu vedi anche perché ti dà sempre la sensazione che possa trovare la via della rete. Quindi assolutamente promossi tutti, perché anche a Betancourt che gli do la palma del peggiore in campo, però secondo me è promosso anche lui perché alla fine me la io ripeto ancora, la Juve mi è piaciuta proprio.
è buona alla fine. Juve batte Frosinone 2-0 a Benito Stirpe. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao.